Tra le più famose città del Faerûn ne esiste una in particolare che ha reso famoso il suo nome anche attraverso prodotti multimediali che hanno segnato l'infanzia di molti di noi. Una città che ha ospitato tanti personaggi famosi e che è diventata pian piano il punto di riferimento di molte altre avventure, dando ristoro e fungendo da crocevia per moltissimi avventurieri. Stiamo parlando della straordinaria città di Baldur's Gate, nota anche come The Gate, il cancello. Prima di cominciare ci preme dire che oggi si parlerà della storia e della cultura di Baldur's Gate attraverso le fonti bibliografiche solo in parte delle storie della saga videoludica ispirata alla città. Ci teniamo inoltre a precisare che gli eventi dei videogiochi corrispondono solo ad alcune avventure avvenute nella città e non all'intera storia. Fatta questa premessa, iniziamo dicendo che Baldur's Gate è una metropoli e città-stato, posizionata sulla sponda nord del fiume Kyontar e circa 30 km dall'immenso mare delle spade. Si trova a nord di Amn, regno prevalentemente commerciale, ed è possibile raggiungerla attraverso la strada commerciale costiera che la collega con Waterdeep, la città degli splendori di cui vi abbiamo già parlato. È proprio con quest'ultima che si è contesa il ruolo di città più importante del Faerûn, in quanto negli ultimi anni ha maturato una grande evoluzione sociale, politica e commerciale. Tale crescita è stata possibile grazie anche alla protezione dei Pugno Infuocato, una compagnia mercenaria che ha come base la città di Baldur's Gate e che solo nel 1479 CV è divenuta ufficialmente la Guardia Cittadina. Attualmente la città conta più di 120.000 abitanti. Storicamente la città vede i suoi natali nelle mani dell'eroe Balduran, un avventuriero veterano che solcò molti mari e scoprì il selvaggio territorio di Ancor Omei, un territorio che si trova ad ovest oltre il mare senza traccia. Balduran, tornato dal suo viaggio con molti tesori, costruì un grande muro alla fine del fiume Kyontar per poi scomparire nel nulla. I contadini della zona presero possesso del muro e facevano pagare il pedaggio ai marinai che passavano dal fiume. Questi contadini, arricchendosi, si fecero chiamare duchi. Il muro divenne prima un piccolo forte, poi una cittadina e infine una città con un governo politico in mano al Concilio dei Quattro, composto da quattro duchi della città. La città era divisa in due aree: Bloomridge, dove vivevano le classi nobiliari, e Twinsong, casa di marinai e chierici. La città crebbe ancora e divenne parte integrante dell'Alleanza dei Lord, una delle più grandi fazioni del Faerûn, di cui parleremo in un video a lei dedicato. Essa giocò anche un importante ruolo nelle invasioni orchesche nel 1235 CV, dove Baldur's Gate inviò uno dei suoi migliori generali militari che non perse mai una battaglia, la guerriera Eldrith. Eldrith condusse le sue forze alla vittoria nella prima e nell'ultima guerra contro gli orchi. Alcuni di questi però scapparono e la guerriera volle inseguirli. I duchi le dissero di ritirarsi a causa dello stato delle sue truppe, ma lei, furibonda, volle inseguirli comunque. Accerchiò i restanti orchi, ma le sue truppe erano stanche e fu sconfitta. Chiese aiuto a Baldur's Gate, ma i duchi le negarono tutto l'aiuto possibile. Si ritirò assieme ai pochi uomini, ma una volta in città venne accolta come una traditrice e venne bandita. Con le ultime truppe cercò di assediare Baldur's Gate, ma venne respinta e perseguitata sino nelle terre paludose di Schellimber, dove venne uccisa da una pioggia di frecce. Però la sua storia non giunse ancora al termine. Intorno al XIV secolo, Baldur's Gate contava già grandi aneddoti da raccontare, grazie anche ai grandi nomi che passavano sotto i suoi cancelli. Iniziando dalla compagnia mercenaria del Pugno Infuocato che iniziò a insediarsi nell'ambito sociale fino a raggiungere, nel 1356 CV, quando i compagni Driss Doarden e Wulfgar il Barbaro giunsero a Baldur's Gate in cerca del loro amico Regis, il fortunato Halfling. Purtroppo però non tutti i visitatori della città avevano intenzioni pacifiche o neutrali. Nel 1368 CV infatti un uomo divenuto famoso soprattutto grazie alla saga videoludica dedicata alla città cercò di scatenare una guerra tra il regno commerciale di Amn e Baldur's Gate. Il suo nome era Sarevok Anshev, prole di Baal, dio malvagio dell'omicidio, interessato ad ascendere come divinità. Il suo piano vide come punto centrale quella che passò alla storia come crisi del ferro. La crisi del ferro fu un evento che vide l'avvelenamento delle miniere della cittadina di Nashkel e la conseguente crisi dell'estrazione del suddetto metallo. Sarevok fece in modo che alcune voci che vedevano la cittadina di Baldur's Gate come colpevole circolassero nel regno di Amn, così da poi scatenare una vera e propria guerra.
Dietro queste azioni vi era il Trono di Ferro, una misteriosa fazione mercantile di Baldur's Gate che vedeva Sarevok come uno dei principali leader. I piani però vennero sventati dall'intervento del balduriano Abdel Adrian, un umano che divenne un vero e proprio eroe cittadino. Queste vicende vengono raccontate anche nel racconto Baldur's Gate dell'autore Philip Athans. Nel 1374 ci fu poi una gilda di ladri chiamata Gilda di Xanthan, che aveva ben pensato di stabilirsi in città, venne contrastata dalle fazioni degli Arpisti, un'organizzazione volta al bene. Si verrà a scoprire che questa gilda di ladri altri non era che una parte del piano di Elvrith, la traditrice che anni prima era stata uccisa dopo le invasioni orchesche e che adesso era stata resuscitata. Aveva architettato tutto per vendicarsi contro la città. Venne fermata e uccisa assieme ai suoi compagni traditori. Ci troviamo poi nel 1384 CB, quando Baldur's Gate fu vittima di un altro colpo di stato da parte del duca Valarken e di un suo generale conosciuto come Ical. Il colpo di stato fallì, ma il governo prese una nuova forma, si instaurò un parlamento di cui faceva parte anche la fazione del Pugno Infuocato. Nell'anno seguente poi venne il periodo della famosa peste magica che noi tutti conosciamo, che sorprendentemente raddoppiò l'area di Baldur's Gate e triplicò la sua popolazione. Seguì un lungo periodo di pace fino al 1437 CV, quando il generale Ical, l'ex duca Valarken, responsabile dell'ultimo colpo di stato, tornò all'assalto della città con un numeroso esercito di licantropi. La battaglia fu molto dura, ma la grande volontà e l'abilità del Pugno Infuocato respinse l'assalto. Dopo la battaglia, l'eroe Abdel Adrian prese le redini dei Pugni Infuocato e divenne duca per il servizio svolto nella battaglia. Infine giungiamo nel 1479 CV, quando Baldur's Gate divenne la città più importante e potente di tutto il Faerûn, mantenendo ottimi rapporti con molti dei territori vicini. Parlando adesso dell'economia, Baldur's Gate possiede gilde mercantili oneste e un po' meno oneste. Esporta soprattutto pietre di altissima qualità, trasportate magicamente attraverso incantesimi di traslocazione, e si arricchisce indirettamente dalla presenza di gilde di ladri che nascono e muoiono molto spesso. Alcune delle gilde più importanti sono la Lega dei Mercanti, principale gilda mercantile, i Cavalieri dello Scudo, gilda manipolatrice e politica, e i Cavalieri dell'Unicorno, compagnia mercenaria e di avventurieri. Politicamente, Baldur's Gate è stata soggetta al Concilio dei Quattro, composto da Eltan, al tempo leader dei Pugno Infuocato, Belt, potente guerriero e chierico, Lia, un'espertissima maga, ed Entar, l'uomo più ricco della città. Dopo il colpo di stato di Valarken, si instaurò un parlamento che vide i vecchi duchi come corpo integrante dell'organo politico. Sullo sfondo di una politica molto instabile, Baldur's Gate crebbe ancora, ancora e ancora, mantenendo però la sua struttura più importante, il Cancello del Drago Nero, il muro che Balduran costruì fondando così la città. A Baldur's Gate si venerano molte divinità, ma solo due sono degne di avere grandi templi. Stiamo parlando di Helm, il dio dei guardiani, e di Ilmater, dio della perseveranza e del martirio. Prima della peste magica si pregava Timora, dea della fortuna, Gond, dio delle invenzioni e degli artigiani, e Amberly, dea malvagia delle profondità marine. È possibile trovare inoltre templi dedicati a Baal, dio dell'omicidio, e Bane, il dio della tirannia. Come detto, i distretti principali sono il Blomridge e Two Songs, ma esiste anche un terzo distretto chiamato Wide. Esso si estende anche oltre i cancelli e possiede la brutta nomina di essere un quartiere prettamente degradato e povero, ma ospita anche un mercato dove è possibile comprare vari oggetti anche non proprio a norma di legge, diremmo. Il porto di Baldur's Gate prende il nome di Porto Grigio. Esso si apre sul fiume Kiontar ed è molto trafficato dal mattino sino alla sera. Al tramonto il porto chiude e le navi che vogliono approdare in città devono attendere la mattina seguente nella foce del fiume. Inoltre, fuori dalle mura cittadine si estende lungo il versante nord della montagna che costeggia Baldur's Gate la cosiddetta città esterna, luogo dove fucine, sarti, conciatori e molto altro trascorrono le loro vite. Alla fine di questa sezione troviamo il ponte del Wyrm, un passaggio che permette di oltrepassare il fiume Kiontar.
Concludiamo dicendo che molte delle vicende legate ai personaggi come Abdel, Adrian, Sarevok e la Compagnia del Trono di Ferro sono presenti nei videogiochi legati alla saga, che vedono in parte ripresi eventi come la Crisi del Ferro e mischiano le vicende non canoniche con la storia legata alla grande città di Baldur's Gate. E mentre ci allontaniamo dalle mura di questa ultima nostra tappa, ci rechiamo verso il più estremo nord per l'ultima, almeno per ora, tappa nelle civiltà feruniane, prima di dedicarci alle fazioni. Parliamo di argomenti che riguardano il gelo, la neve e focolari accesi. Alla prossima puntata con Icewind Dale, la regione artica del Faerûn.